Parla attraverso gli occhi Danilo Ferrari, affetto sin dalla nascita da una importante disabilità che non gli permette né di parlare né di muoversi attraverso la scrittura, e adesso anche il teatro ogni giorno supera i suoi limiti. Lo ha incontrato per noi Sara Rossi. Per dire sì alza gli occhi verso il cielo, in caso contrario abbassa lo sguardo e chiude le palpebre. Il linguaggio di Danilo Ferrari su una sedia a rotelle da 29 anni è affascinante, fatto di segni trasmessi con gli occhi, l'unico mezzo per poter comunicare. La tetraparesi spastico-distonica non gli permette né di muoversi né di parlare. Uno sguardo, quello di Danilo, che trasforma il linguaggio anche gioie ed emozioni raccontate grazie alla traslazione di Maria Stella Accolla nel suo primo libro Il coraggio è una cosa. E del coraggio Danilo ha fatto lo strumento per oltrepassare i suoi limiti. Perché il coraggio è stato l'elemento importante della tua vita? Tempo? Dall'inizio, da quando lui ha cominciato a rapportarsi con il mondo, ha avuto bisogno di coraggio per affrontare la gente. Dal suo libro è stato tratto l'omonimo spettacolo messo in scena dalla compagnia Neon, che da anni lavora coi ragazzi diversamente abili. Danilo è uno dei protagonisti, lo abbiamo seguito durante le prove e ci ha preannunciato quel che vedremo domani al Piccolo Teatro di Catania. Vedrete spalancarsi una porta su una realtà che, guardandomi così, non si immagina. Con Danilo parliamo di tutto, anche delle difficoltà con le quali quotidianamente deve fare i conti in una città non ancora a misura di disabile. I marciapiedi hanno al centro spesso pali ed è impossibile camminare sulla sedia. Si deve camminare sulla strada e ci sono le macchine in tripla fila. Nel mondo di Danilo, laureato in scienze dell'educazione, c'è spazio anche per il calcio. Tifa per il Catania, squadra per la quale ha scritto numerosi articoli ottenendo l'iscrizione all'albo dei giornalisti. A poche giornate dalla fine del campionato chiediamo a Danilo cosa manca alla squadra per poter credere ancora nella Serie A. Ogni singolo giocatore di per sé funziona, lavora bene. E allora il problema qual è? Testa? Il problema è che non hanno mentalmente la volontà di farlo. Questo Catania rimane in Serie A o è già in Serie B? Non è in Serie B. Aspettiamo e vedremo.